imposta al servizio segreteria generale, il riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194, presa d'atto dell'accordo transattivo approvato con delibera di giunta comunale numero 83/2016 tra il comune di Agri e il consorzio per lo sviluppo industriale Roma Latina. Praticamente c'è una transazione tra noi e l'atto e un spalmare il debito in un triennio. Chi è favorevole per l'approvazione dell'atto? Prego, prego, consigliere Sperandino. No, nulla a che dire sulla delibera, no, vorrei soltanto precisare che ci sono debiti di varia importanza, cioè nel senso questo è più importante degli altri debiti? No, perché siccome avete voi modificato soltanto... C'è un atto di precetto su questo. No, io dico, cioè nel senso che per capire come mai si è fatta questa scelta soltanto... No, cioè non vorrei perché si è spostato soltanto questo debito, che è importante... E adesso sono tutti i debiti poi, Eh no, perché questo ho detto, dico, ci stanno dei debiti di diverso valore, di importanza, cioè in delibera, questo volevo solo se mi rispondeva a questo, ciao, grazie. Grazie al sindaco Naffacoltà. Non è che ci sono debiti più o meno importanti, i debiti sono debiti che, come abbiamo detto già con impegno formale preso da tutti, i debiti vanno tutti riconosciuti e pagati qualora hanno creato arricchimento che permette, ed è la motivazione per cui noi andiamo a votarli. Quindi io faccio la mia dichiarazione immediata, io sono qui fino all'ultimo punto a votarli tutti. In riferimento invece a questo punto in modo specifico, siamo riusciti, grazie alla disponibilità, devo dire, del consorzio ASI, al presidente, a fare questa transazione che ovviamente avevamo già messo in copertura dal punto di vista economico, perché ci portava però un dispendio di 145.000 euro in un'unica soluzione. Questo è il motivo per cui lo stiamo approvando oggi. La transazione invece parla, se non erro, segretario, 40.000 e 25, quindi abbiamo risparmiato circa 40.000 euro. Ma la cosa importante è che il consorzio, che gioca un ruolo fondamentale nel discorso industriale, ci ha già inserito all'interno del consiglio d'amministrazione della struttura, quindi noi potremo, o chi per noi domani potrà agevolarsi nel fare le varie varianti, nel fare le varie procedure d'esproprio, cioè il consorzio è a disposizione addirittura per le richieste di finanziamento a carattere europeo, quindi vi prego di tenerlo in forza di considerazione per qualsiasi tipo di iniziativa dal punto di vista urbanistico sul nostro territorio. Grazie. Grazie al consigliere Occhio d'Oro, una facoltà. Io ritorno alla delibera precedente, perché già abbiamo fatto una delibera di Sandi. Non molto tempo fa abbiamo fatto una delibera di 80.000 euro per il debito del consorzio, ricordo bene? Poi abbiamo votato qualcosa nel merito. Non abbiamo fatto una delibera di 80.000 euro per il consorzio, è vero, io dissi, ma un'altra volta questa. Non è stata votata, non è stata, è stata ritirata allora. È questa. Vabbè, comunque rimane sempre il fatto che comunque... Ah, forse allora mi suggerisce giusto, è la ricognizione degli equilibri di bilancio. Cioè questa già è stata messa nella ricognizione degli equilibri di bilancio. Perfetto. Mazza, io come, però... Come acuto, c'ha una bella memoria. Beh, poco, non è tanta cosa. Comunque sia, io invece voglio ricordare a tutti quanti, ma la partecipazione a questo consorzio serve a qualcosa, il sindaco ha detto questo, no? Però noi stiamo pagando un pregresso dove si presume che se uno paga per partecipare è perché partecipa, non perché paga, perché dice stiamo nel consorzio, poi non ci andiamo e non prendiamo niente, non partecipiamo a niente, le decisioni le fanno gli altri. Poi le discariche fanno da noi, gli ospedali fanno dagli altri, sempre ai Castelli Romani, noi non decidiamo mai niente, l'Enel sta ancora a Albano quando dovrebbe stare nel centro più importante industriale del centro sud Italia, tipo Pomezia e Aprilia, non dovrebbe stare a Albano e tante altre cose. Allora
Io la domanda è, sì, paghiamo questo consorzio, sono d'accordo, magari lo voto anch'io, però io voglio sapere se c'è una persona che ci va alle riunioni e se partecipa e se porta le nostre istanze, perché io non ho mai visto una sola proposta che arriva attraverso il consorzio, perché il consorzio industriale fa anche le strade, determina, promuove le strade, non so se voi lo sapete, all'interno delle aree industriali e così via, però poi addirittura trasforma un'area industriale in un'area totalmente commerciale. Facciamo un esempio, Castel Romano, ormai lì non ci sono più produzioni, non c'è più niente, ci sono solo commessi, scaffalisti e gente che pulisce il pavimento, perché è diventato tutto commerciale. Allora io voglio sapere in quale consorzio industriale siamo, perché la parte più importante di questo consorzio era appunto Castel Romano, però Castel Romano è diventato Cinecittà World, dove non si fa più produzione di cinema, si fanno 3-4 fallimenti, perché adesso sta al secondo fallimento, non so se voi lo sapete, hanno messo a terra molte aziende, hanno mandato hanno non pagato le aziende fornitrici di materiali, non hanno pagato i dipendenti, adesso sta risultando un'altra società, e tutto questo magari il sindaco dice noi che c'entriamo, perché noi a questo consorzio bisogna fargli sentire il nostro peso, non ci possono circondare di aree commerciali, no, sto nel tema, perché siamo a 240.000 euro e questi ci circondano di centri commerciali, noi ci massacrano dal punto di vista economico e sociale, ci stanno massacrando, perché la Mondezza la mettono sempre qua e poi decidono di fare le cose altrove. La delibera non è sulla scelta se stare nel consorzio o no, è un atto di progetto e è un riconoscimento. Sì, l'ho capito, ma io mica ci credo. Però io ricordo pure quando noi abbiamo proposto la famosa Pomar, che doveva fare un centro, no, lasciate che c'entra, perché c'ha la regione Lazio e il consorzio disse che non si poteva fare perché non avevamo capacità di viabilità, capito? E poi aprono 3 centri commerciali a Triglia, Castel Romano, 4.800.000 scontrini nel 2007, mettendo in crisi la Pontina, e non si fa un tracciato metropolitano per soccorrere la difficoltà che ci sono per raggiungere Roma tutti i mattini che fanno i pendolari. Questo è il consorzio. Grazie consigliere Alfiodoro. Sindaco, velocemente, poi andiamo in votazione, consigliere in aula. Non è che quello che dice il consigliere Alfiodoro sia sbagliato, anzi, per alcuni versi ha perfettamente ragione. Però bisogna un attimo ragionarci meglio, Daniele, sfogarsi semplicemente senza proporre nulla sei arrabbiato, diciamo così, perché siamo anche in televisione, non credo che si debbano dire certe parole. È chiaro che la sua lamentela è legittima, è giusta, ma è la lamentela di tutti. Quando tu dici se qualcuno partecipa, ti posso assicurare che noi da quando siamo reinseriti abbiamo sempre partecipato, siamo sempre presenti e diciamo la nostra. Quando all'epoca nel 2008-2007 Carlo Eufemi fece la delibera di rientrare in questo consorzio, producemmo anche un atto di allargamento del perimetro industriale e di riduzione dei lotti, passando dal lotto minimo che era di, se non erro, 5 ettari a un lotto, perché ormai l'industria non è più un'industria pesante, è un'industria quasi a carattere d'artigianato, l'abbiamo ridotto fino ai 5.000 o 3.000 metri. Dopodiché però l'allora sindaco Carlo Eufemi si è dimenticato, come un po' tutti, di pagare le rate dell'inserimento al consorzio. Ecco allora che arriva una causa sempre di quel periodo, che ci vede soccombere ovviamente, e che oggi andiamo a pagare. Siamo stati reinseriti, abbiamo un 4,95 di percentuale, ecco perché vi ho detto, fate molta attenzione, proponete progetti, proponete iniziative, se noi proponiamo, se questo Consiglio Comunale produce, hai tirato fuori un'idea, quella della metropolitana,
è un qualcosa che è importante per il nostro territorio, ma non solo quello, noi abbiamo una serie di relitti industriali sul territorio che devono essere assolutamente variati. Esistono nuove leggi, oggi si parla che con 60 giorni si fa una variante al piano regolatore, è una cosa importante per questo territorio, cioè hanno dei sistemi. Sindaco, zona artigianale, consigliere. No, non fa la... cioè 60 giorni, 90 giorni vai a cambiare la destinazione d'uso di un immobile. Oggi sono immobili e per quanto uno vuole fare per forza l'industria, ma se l'industria non fa, bisogna inventarsi delle altre cose. Quindi è per questo motivo che abbiamo deciso di pagare e rimanere all'interno con una quota del 4,95, che non è poco. Calcolate che sul 4,95 credo che il 48, 46, 45% ce l'ha soltanto il Comune di Roma. Grazie. Grazie Sindaco, mettiamo a votazione, consiglieri in aula, la proposta riconoscimento del debito fuori bilancio della Giunta Comunale 83-2016 tra il Comune di Ardea e il Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Roma Latina. Chi è favorevole? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Favorevoli, chi è contrario? Nessun contrario, astenuti 2, il consigliere Ludovici e il consigliere Giordani Mauro. È uscito il consigliere Capraro. No, Chiodoro ha votato favorevole. Per l'immediata eseguibilità dell'atto, chi è favorevole? Contrario nessuno, astenuti 2, come sopra, l'atto è approvato. Andiamo al punto numero 14, ex punto 13, ex punto 19, proposta 25 del 4/8/2016, società Fiamma 2000. Ci sono interventi? Ma io credo che abbia bisogno di un po' di chiarimenti questa autorizzazione, perché non riesco a comprendere. Intanto, com'è che il Comune si è espresso negativamente quando fu appena eletto la seconda volta Eufemi, se ricordo bene, perché nel periodo di commissariamento è stata fatta questa... Prego. Sì, è stata autorizzata questo tubo che attraversa il nostro territorio, serve, devasta il nostro territorio dal punto di vista... l'immagine turistica, certo, da predisporre l'immagine turistica, perché se pensiamo che gran parte delle nostre attività economiche sono legate al mare, se si vendevano case, perché abbiamo il mare, e noi oggi ci introduciamo questo impianto che non è di poco conto. Ed è un impianto importante, molto pericoloso, perché non so se voi ricordate, circa 4 anni fa esplose un impianto simile in Belgio, fece diversi morti e feriti. Se ricordo bene, 13 morti e 400 feriti. Ora, credo che ci siano anche delle incongruità, io ho provato a leggermi un po' tutti i documenti, perché insomma è un po' difficile, però insomma... E mi sono reso conto che alla conferenza dei servizi era presente anche il Comune d'Ardea. In questo caso vorrei sapere chi era presente alla conferenza dei servizi, chi era presente quel giorno. E questo sindaco di Pesa, perché questa ricade tutto sulla tua presenza amministrativa, sia da consigliere che da sindaco, più volte, dove credo che sia passata più sopra la nostra testa che piuttosto... in quest'aula, dove io più volte chiedo, sia da semplice cittadino, da imprenditore e ora anche da consigliere comunale, e cioè piano strategico di questo territorio, qual è? È quello economico, parlo di piano strategico economico, è quello industriale, è quello turistico? Beh, allora queste presenze non è che ci allietano e ci aiutano molto, credo che ci tengono molto distanti dalla possibilità di poterci considerare una meta turistica. Tanto più che questi impianti vengono realizzati in luoghi particolarmente
pregiati dal punto di vista storico, culturale e archeologico. Fosso dell'Incastro, già devastato questo sito archeologico da due eventi importanti: uno per l'allargamento e la cementificazione del fosso dell'Incastro, che fu demolita una bella fetta di questo sito archeologico; la seconda, quando così tanto perché ci vogliamo sbagliare ogni tanto, rilasciamo concessioni edilizie a palazzoni che poi oggi vengono demoliti. E tra l'altro leggo sui giornali, purtroppo, ahimè, sindaco, ti coinvolgono alla demolizione. Sì, ho letto sì. No, ok, vabbè. Ok, non so più leggere, che devo dire. E comunque questo è. E non vedo, tra le varie documentazioni, appunto, il parere archeologico. Vedo quello ambientale, ma non vedo quello archeologico. In più ci aggiungo un'altra cosa. Ho la sensazione che la Regione Lazio non conosce bene, visto che ha dato parere positivo, non conosce bene la situazione, soprattutto sulla questione del VIA e del VAS, perché questi impianti prevedono almeno 300 metri di distanza dai nuclei abitati. Però se voi andate sul luogo vi rendete conto che ci sono abitazioni a 30 metri. Dico 30 metri veri, non 30 metri tanto per dire. Sono 30 metri. 20. No, io non lo. A mio avviso sono 30, però insomma, al di là della strada. E quindi credo che abbiano fatto una valutazione errata. Allora, o si mette a conoscenza tutte le questioni, anche alla Regione, per far capire che hanno dato un parere errato, perché sono case abusive, non risultano sul piano regolatore, loro si sono basati su quello che vedono sulla carta e non sullo stato di fatto e dei luoghi. Quello giù è a mare. È a mare. L'ampliamento è a mare. L'ampliamento è a mare, io ho letto. È anche a mare. Non sto parlando della zona industriale, sto parlando del mare. Ragazzi, sono coerente, insomma. Parlo del fosso dell'Incastro, parlo del sito archeologico, che vedevo dire? Che vedevo fare disegnino per capire? No, da 5.000 passano a 36.000 a mare. A mare, leggete i documenti, se non li sapete leggere, leggeteli. Leggete i documenti, guardate il carteggio, guardate le planimetrie, guardate e poi capite, perché se votate una cosa che non sapete, io mi confondo, non è così. Per chiarezza, il deposito passa da 8.000 a 48.000, il deposito a monte. La struttura che sta a mare nell'acqua è stata cambiata già, perché non è di nostra competenza, è una boa ultramoderna che ti ci attacchi e fai il cowboy, qualcosa del genere, e per utilizzare un impianto più ampliato c'è la modifica dell'impianto che sta a mano il canale dietro il consorzio la marina, e c'è un ampliamento anche di quella struttura, che sono le pompe di pompaggio per mandare il gas temporaneo. Vabbè, quello perché che la nave scarica velocemente nei serbatoi e le pompe spingono e mandano su nella zona industriale. Quindi credo che ci siano delle considerazioni da fare, fare attenzione a quello che si sta portando avanti. Io annuncio che il mio voto è negativo, ma poi non è che bisogna sentirsi minacciati, come ho sentito qualcuno dice, ma se no ci chiedono 90 milioni di euro di danni. Vabbè, io gliene chiedo 180 perché mi ha devastato il mare, scusate, io tutte le industrie, le attività commerciali, pubblici esercizi che non riescono più a fare il business che facevano per la presenza di questo soggetto, io gli chiedo i danni. Perché mica solo lui può chiedere i danni, possiamo chiederli anche noi, perché ci dobbiamo sentire minacciati? Che se no io domani mattina scrivo al comune, se non mi dai 90 milioni di euro domani ti denuncio.
sulla base di che? Non lo so, però io ti denuncio. E noi ci mettiamo paura e votiamo. Che votiamo? Ragazzi, stiamo parlando di una cosa molto seria. E credo che questa cosa possa compromettere seriamente il nostro territorio. Per tante ragioni, già noi le case le dobbiamo regalare se le vogliamo di spazio, perché non c'è più possibilità di vendere o cose eccetera. Quindi valutate bene questa iniziativa. Io sono sempre per promuovere iniziative, però bisogna poi valutare l'impatto. Affidamento mantenimento rotonda Manzù, 100 euro al mese io faccio io. Ristrutturazione esterna dell'edificio comunale via Garibaldi, manutenzione relativo tetto. Io credo che questa amministrazione, se ho capito bene, ha in programma di spostare la sede comunale nella scuola elementare per portare poi la scuola giù, quindi ristrutturarla non so quanto possa valere la pena, però credo che sia un impegno economico abbastanza relativo, sempre rispettando la validità, la capacità finanziaria che ha questa società. Messa in sicurezza di Nazareno Strampelli, ce l'ha devastata loro la strada. Ve lo ricordate quanto tempo siamo stati con la strada che c'aveva i fossi via Nazareno Strampelli? Ce l'ha devastata loro e ci dicono ce la mettono in sicurezza. Ce la devono rifare! Sconto del 20% dei cittadini residenti che usufruiscono o usufruiranno del gas. Noi siamo metanizzati, che ci dobbiamo fare del metano, del gas loro? Primo. Seconda cosa, sulla base di quale prezzo fa il 20% di sconto? Lo facesse sui 45 centesimi che pago io? Io pago 45 centesimi, non so quanto pagate voi. Allora, sui 45 si fa il 20% di sconto. Allora, già può essere preso in considerazione. Rinuncia a qualsiasi contenzioso. Hanno fatto come gli pare sul nostro territorio. Quale contenzioso? Contenzioso di che? Io non ho letto nessuna richiesta dove c'era una precisa e esplicita fatto di danni nei loro confronti da parte del nostro ente. Io non ho letto niente. Voi non siete a conoscenza, ditelo, però io non conosco niente. Oh, scusa, rinuncia a qualsiasi contenzioso in essere, che vuol dire? Loro rinunciano perché noi abbiamo fatto dei danni, loro hanno la presunzione di dire che noi abbiamo fatto dei danni, ci hanno devastato via Strampelli, ci impediscono di fare come da tantissimi anni. Noi siamo portatori di un progetto, ma come ben sapete ad Ardea non si fa mai nulla, di un porto al posto dell'incasso. Ora siamo impediti di poterlo fare. Prima di tutto per la distanza di sicurezza che dobbiamo mantenere da impianti di quel tipo. Secondo perché ha invaso l'invaso del posto dell'incasso, quindi non c'è più consentito, a meno che non chieda ai signori, dice che mi sposti il tubo che io devo far porto. Io gli chiedo i danni, non che loro chiedano i danni a noi. Ma c'avevamo l'idea di fare un porto da quei parti o mi sbaglio? O qualcuno se ne... No, ci sono stati... Grazie, come no, grazie. Consigliere Occhiodoro, sì. Consigliere Lucini, ne ha facoltà. A noi ci viene notificata il 18 ottobre il 20 del Consiglio Comunale. Consiglio Comunale con la Fiamma 2000 all'ordine del giorno, il 18 ci viene notificata questa letterina che ci dice ma la società fa questo per il comune. La società oggi ha creato per i cittadini di Arte un danno enorme, perché ha posizionato una boa, c'è tutti i pezzi di carta qua precedente. Quindi mi dovete spiegare per quale motivo una società viene portata in consiglio comunale un punto all'ordine del giorno, dopo due giorni data loro poi, viene presentata una richiesta. Come funziona? Perché non c'è una commissione che valuta, che tutti possono ragionare o possono fare delle richieste vere, quantomeno dei ripari, il danno vecchio da quello nuovo, perché non ci spaventa che ci chiedi danni, di che cosa ci chiedi danni. Il sito, quello che sta vicino lì al Consorzio della Marina e all'altro nucleo, non ricordo la via, è abusivo, è stato, il comune ha dormito, qualcuno ha fatto sì che doveva dormire, è abusivo. Quale corte non mi ricordo che gli è andato torto. No, ma non rispetta niente, non rispetta neanche, secondo me, neanche le procedure di sicurezza, perché sta a 50 metri dalle case, c'è una cosa seria.
sta lì, è adiacente, è attaccata. Quindi oggi noi veniamo qua per l'ennesima volta a parlare di una cosa che già avevamo votato contro. Adesso ci dovete spiegare, Presidente, per quale motivo la dobbiamo votare a favore e per quale motivo, se ci sta un elenco di cose che la società debba per ripagare al Comune, viene elencata e non viene ragionata con la Commissione. Tutto lì, chiaro. Che poi la società ci frega niente. Questo. Grazie. Grazie al consigliere Ludovisi, il consigliere Giordani ne ha facoltà, poi c'è il consigliere Pozzi. No, non perché i consiglieri Ludovisi e Occhio d'Oro facciano parte del Partito Democratico, sono obbligato a condividere quello che loro poc'anzi hanno detto. Mi trovo d'accordo su questa cosa proprio dal fatto che la Fiamma 2000 da questo territorio ha arrivato un grande business. E credo che il territorio non è stato così premiato da questa grande azienda. Quindi mi associo in pieno a quello che è stato detto dai consiglieri Ludovici e Occhio d'Oro. Poi, se ben ricordo, proprio quella boa a mare doveva evitare quell'ampliamento di trasporto su gomma lungo il nostro territorio. Ma mi sembra di capire che viene effettuato un ampliamento urbanistico dove ha sede la ditta, e quindi questo sta a significare il contrario di quello per cui era stato votato da parte dell'attuale, della vecchia maggioranza, un progetto del genere. Quindi ci vorrebbe il dirigente a spiegarci quello che veramente sta accadendo, nonché la Fiamma 2000, che su un tema così importante dovrebbe coinvolgere la cittadinanza tutta e fare addirittura un referendum. Non è detto che il referendum lo deve fare il governo, il referendum lo può iniziare anche il sindaco o l'amministrazione comunale per l'eliminazione totale o per l'approvazione. Non so se sono stato ascoltato dai colleghi consiglieri, dal sindaco, dal presidente del consiglio, dai dirigenti tutti. Questo, secondo me, è il tema di tutti i temi. Fiamma 2000 sul nostro territorio è il tema di tutti i temi. Io invito il sindaco, l'amministrazione comunale di governo, di fare un referendum per l'eliminazione totale o per l'approvazione totale. Grazie. Grazie al consigliere Giordani. Il consigliere Corso ne ha facoltà. Le mie perplessità sono tante. Questa azienda, quello che doveva fare, secondo me l'ha già fatto ed è già operativa con questo tipo di ampliamento. È qualcosa che è di retaggio delle precedenti amministrazioni e dei commissari prefettizi che si sono fatti passare una cosa così sotto il naso in maniera anomala. Nella mia commissione urbanistica se ne è parlato di questo ampliamento. Questo ampliamento praticamente vede un maggiore stoccaggio a monte e un sistema differente di scarico per delle imbarcazioni più grandi. Io mi ero espresso già negativamente con delle battute già la prima volta che questa cosa avvenne, perché concordo che questo è un comune di vocazione turistica e quindi fondamentalmente fu una scelta sbagliata a monte. Ad oggi mi sembra alquanto sciocco dire a un'azienda produttiva che nel territorio ha sempre dato anche del lavoro, non ti riconosciamo, vattene via. Non me la sento come imprenditore, non me la sento come persona che vive il territorio, benché quella cosa veramente mi fa molto male. Quando passo quella nave, la vedi da Torbaiani, ce l'hai sempre davanti fino a quando arrivi a Testa Lorenzo, la vedi da ogni angolazione,
e ti senti male. Poi mi fa sorridere anche il fatto che quando viene in commissione, non so se vi ricordate il film di Troisi, Grazie Mario, che ringraziava sempre la persona sbagliata, io mi vedo un elenco di situazioni che sostanzialmente vedono pregnata tutta la città di Acqua, perché aggiustano la sede comunale, la Lazzareno Strampelli, la rotatoria Manzù, e noi del litorale praticamente che abbiamo danneggiato quel fungo in mezzo al mare, un ombrellone non ce l'ha. Cioè io dico, ma l'intelligenza vuole, ma mi stai danneggiando il litorale, ma una cosa intelligentemente da imprenditore me la vuoi mettere sul litorale? Allora io dico che una cicatrice così indelebile sul territorio, non mi soffermo su situazioni a spot che me ne fai una volta ogni tanto e io poi mi devo dimenticare di questa situazione. Se una cicatrice è, questa deve essere una situazione costante da mettere a disposizione della cittadinanza per aspetti ludici o sociali, che io ogni anno mi trovo sul contributo di 40.000 euro almeno da spendere affinché vada spalmata per tutti i cittadini, perché io ho una situazione della rotatoria che il giorno dopo i tulipani mi si seccano, non la voglio vedere perché mi distrugge. Invece è una situazione che il territorio può dire, perché oggi ci troviamo sotto Natale, abbiamo difficoltà economiche anche per accendere le lampadine di Natale. Se abbiamo un contributo di questo tipo da un'azienda che dal territorio ne sta traendo dei benefici, oggi potevamo ampiamente far sorridere tutti i commercianti, me compreso, che avendo un'attività su un paese spendo 100 euro per far accendere due lampadine, che lo faccio con tutto il cuore, ma sinceramente sarebbe giusto e doveroso che un'azienda che da questo territorio ne trae dei vantaggi si metta anche le mani al portafoglio e dice: cittadinanza, scusate di quello proprio, ecco a voi questa disponibilità, anziché fornirmi quello che mi fornisce un vivaio, quello che mi fornisce una, o quello che, come giustamente diceva Occhio d'Oro, visto che la Nazarena Strampelli me l'hai già distrutta, sarebbe ovvio che me la ripari senza dirmelo, perché è un atto dovuto. Questo è quello che dico. Ora, siccome questo argomento torna in consiglio comunale, io approfitterei nel mio intervento di chiedere anche una pausa, in maniera tale che avremo modo di anche di guardarci in faccia tra noi e decidere quello che vogliamo fare, se votarlo questa sera o se aspettare che secondo la mia richiesta l'azienda venga da noi e ci proponga almeno questo tipo di proposta di tipo fisso sul nostro territorio come contributo per aspetti ludici o sociali. Grazie.